è quasi arrivato in cima alla fila. È da stamattina alle 7. Alle 7, che ore sono adesso? 11 meno 10. Se c'è tutta questa fila, il tempo di farlo e non farlo, ci vuole questo tempo. Vedo che c'è una riunione di condominio. No. La mia vicina di casa. Non è un bel segnale che ci sia tutto il condominio qua. Forse. Sì, non so come mai sia qua, però sì, c'è anche lei. No, guardi, spero bene che riusciamo a fare questo tampone, perché io sono venuta qua ieri pomeriggio alle 3, ho fatto 5 ore di coda e sono arrivata qua a questo punto qui e poi hanno chiuso i cancelli, per cui stamattina... A pochi metri dall'arrivo ieri l'hanno fregata. È finito questo il sogno, insomma. Fa niente, io al massimo ordino un globo, un McDrive, mi faccio arrivare da mano, almeno mangio, perché tanto siamo qui, io voglio solo arrivare a casa con un tampone. Non mi interessa le ore che aspetto, basta che arrivo a casa con questo tampone e non metto più a rischio nessuno, la mia famiglia che è in quarantena in casa con me, che non sanno come comportarsi. E alla fine alle 8 hanno chiuso tutto senza neanche avvisare tutta la gente in fila. E li pagano anche per dirigere in questo modo l'ospedale. Non credo che la colpa sia di chi fa i tamponi, no, però. No, assolutamente, i poveri cristi. Sto facendo un mazzo, scusa l'espressione, quando ci vuole ci vuole. Quanto costa fare un tampone in car sharing? Un abbonamento di 4 ore che poi non bastano in realtà, quindi è sui 40 euro. Noi dovevamo prendere appuntamento, però nel sito non si riusciva a prendere appuntamento e allora la pediatra ci ha fatto la ricetta per venire a fare il tampone. La scuola ci aveva dato un link per prendere appuntamento, ma non funziona. Che avete fatto in 4 ore? E niente, io ho letto il giornale e lui ha giocato a scacchi sul cellulare. Si fanno 5-6 ore di coda e cioè, umanamente penso che un bagno sia minimo, insomma, non lo so come dire. Il signore dietro l'ha fatto all'albero. Mi è venuto a chiedermi, fa, guarda, tu che hai avuto esperienza ieri, come hai fatto? A me non è successo, però gli ho detto, guarda, signore, se non vuole perdere il posto, questo puoi fare. Quanto tempo è che sei che è qua? Ma contando anche le 4 ore e mezza di ieri dopo che mi hanno chiuso il portone in faccia, sono 8 oggi. Ma guarda una serie TV, ingannare il tempo. Che ne pensa del coprifuoco in Lombardia? Ma da un lato penso che sia giusto, perché comunque sto vedendo in giro che in qualche modo nelle piazze e cose del genere la sera c'è sempre l'escamotage per riunirsi. Se la situazione è critica ci può anche stare, assolutamente.